Bene, amici e amiche carissime, siamo giunti alla 35ª puntata di questo ciclo di catechesi sulla Sana Dottrina Cattolica. Vediamo se questa sera, procedendo con una certa, magari se ci riusciamo, velocità, riusciamo a concludere il sesto comandamento che ci ormai occupa da diverse puntate. E non è rimasto moltissimo. Dobbiamo affrontare la seconda parte del discorso della volta scorsa, cioè il contrario del chiudersi alla vita, cioè esigerla a tutti i costi, che è appunto l'opposto, e poi qualche altra offesa alla dignità del matrimonio in ordine ai peccati contro il sesto comandamento. Abbiamo visto che il Catechismo della Chiesa Cattolica segue un ordine che personalmente condivido particolarmente, cioè le offese alla castità in quanto tale e le offese invece alla dignità del matrimonio, dove quindi si parlerà del divorzio anzitutto. E poi delle altre offese, da quelle insomma più macroscopiche, che sono anche insomma ancora reati nel nostro ordinamento, come la poligamia e l'incesto, ad altre cose invece che sono ampiamente tollerate e anzi sempre più diffuse. Qui, quando il catechismo è stato redatto, non c'era una situazione, come dire, borderline come quella attuale. Sto parlando ovviamente delle libere convivenze, ma adesso veramente trovare una coppia che accede al matrimonio senza averlo fatto precedere da una libera convivenza diventa veramente sempre più raro. Qui non soltanto, cioè, non soltanto, diciamo, c'è l'osservanza dell'astinenza dei rapporti prematrimoniali, ma insomma, queste libere convivenze ormai sono ampiamente diffuse e tutt'altro che percepite come gravemente disordinate e peccaminose, come di fatto sono, e come vedremo. Ci siamo un pochino dilungati su questa materia, però penso che gli ascoltatori, insomma, comprenderanno, anche quelli meglio formati, come noi stiamo dinanzi ad una situazione assolutamente desolante da un punto di vista formativo. Per cui, specialmente su questa materia, cose che oggi sono all'ordine del giorno, anzi, come dire, proprio assolutamente sdoganate, sono in realtà distanti anni luce dalla legge di Dio. Chi dice il contrario viene evidentemente, come sovente accade, relegato come retrogrado, come tutte le altre cose che sappiamo, no? Questo è però, io da sacerdote, insomma, faccio queste cose perché sento di dover fare un servizio ecclesiale, quindi aiutare le coscienze animate da buona volontà a formarsi o a riformarsi, nel senso sia formarsi di nuovo, se non l'hanno mai fatto, sia riformarsi nel senso di cambiare, diciamo così. E, come dire, i punti di riferimento della formazione, qualora purtroppo non fossero formate, ma fossero mal formate o deformate. Ecco, quindi allora andiamo a vedere il tema del dono del figlio. Diciamo che la prima parte, almeno di questa catechesi, o forse tutta, se ci prenderà tutta la puntata, si potrebbe sintetizzare così: il figlio è un dono di Dio, non è un diritto che si può esigere ad ogni costo. Ora, il catechismo nei primi numeri mostra alcune cose. Primo, che la Sacra Scrittura e la pratica tradizionale della Chiesa vedono nelle famiglie numerose un segno della benedizione divina e della generosità dei genitori. Così ci raccordiamo con la fine della puntata precedente. Cioè, la famiglia numerosa nella Sacra Scrittura è evidentemente un segno della benedizione di Dio. Ci siamo visti, abbiamo concluso la volta scorsa dicendo: ma allora che cosa bisogna fare? Allora che cosa bisogna fare? In ordine alla contraccezione, la Chiesa ti mette, diciamo così, ti dà degli avvertimenti, ti mette un recinto, come sono i 10 comandamenti. Cioè, guarda che se scendi al di sotto di questa soglia, esci dalla legge di Dio. Ma dentro quella soglia vedi tu, ricordando che la vita è una, d'accordo? Il matrimonio è uno, la possibilità di fare figli ce l'hai fino a una certa età, dopodiché è sparita. Quello che hai fatto, se sei arrivato a 70 anni e i figli non li hai fatti, non puoi farli più, certamente, no? E
Quindi, se ti presenti dinanzi al Signore con un carico di 10 figli, per esempio, che cosa ti dirà nostro Signore se quei 10 figli li hai fatti con tanti sacrifici, con tante sofferenze, li hai educati anzitutto alla fede, dando la vita per questo, e li hai fatti crescere in maniera sana e santa? È la stessa cosa presentarsi in questo modo? Oppure presentarsi con uno o due figli fatti, come dire, col contagocce, perché poi di più, e poi con le preoccupazioni umane, che poi non arriviamo alla fine del mese, tutte queste cose qui, che sono preoccupazioni umane, come abbiamo visto, per carità. Nei limiti del moralmente lecito, come dire, possibili, anche se non certamente raccomandabili. Però, ecco, ora c'è l'estremo contrario. E se i figli non vengono? Ora, come dire, la Sacra Scrittura afferma che la famiglia numerosa era una benedizione di Dio e, come dire, c'era una credenza, ma non soprannaturalmente confermata, che non avere figli fosse al contrario segno di una non predilezione di Dio. Allora, per smontare questa credenza, come sappiamo, ci sono tutti quanti una serie di fatti, di eventi famosi nella Sacra Scrittura dove alle sterili viene dato miracolosamente un figlio. Il caso più grande, che va messa tutti i giorni proprio oggi, è iniziata la lettura del ciclo di Abramo, è Sara, che concepisce Isacco in età molto avanzata per miracolo. Poi c'è la mamma di Samuele, ne dice ne cito soltanto qualcuno, c'è Anna, c'è Santa Elisabetta, la madre di San Giovanni Battista. Mi fermo qui perché non facciamo adesso una carrellata bibliche, no? La sterile ha partorito 7 volte, era ricca di figli e sfiorita, si legge in un salmo, no? Quindi che la famiglia numerosa sia segno della benedizione di Dio non significa che la disgrazia della sterilità sia segno della maledizione, non c'è una corrispondenza bionivoca, quindi, e la Sacra Scrittura diciamo che lo smonta con questi episodi, no? Quindi la Chiesa che cosa dire riguardo alla scienza, alla tecnica e ai progressi per ridurre l'infertilità o la sterilità umana? Di per sé, evidentemente, queste cose sono da incoraggiare. Quindi, quando una coppia non può avere figli, faccio tutte quante le visite possibili e immaginabili, tutto ciò che contribuisce ad aumentare la fertilità, a ridurre la sterilità. E va tutto quanto bene, d'accordo? Quindi anche qui c'è un ambito del lecito. Sappiamo bene che oggi la scienza è diventata capace attraverso il laboratorio o di, come dire, produrre artificialmente la fecondazione della moglie da parte dello stesso marito, no? E si chiama questo l'inseminazione, cioè il seme maschile viene inserito nell'organo genitale femminile non attraverso il modo ordinario, cioè attraverso l'atto coniugale, ma attraverso appunto una tecnica che si chiama appunto inseminazione. Questo per tanti motivi collegati a cose che da un punto di vista medico io non conosco bene, sono grande infarinata per cui non ci entro dentro perché non è il caso, no? Tanto non occorre, ecco, come vedremo. Oppure addirittura, come tutti quanti sanno, con la fecondazione artificiale, che poi può essere omologa e eterologa, qui si apre tutto quanto un campo sterminato. Abbiamo visto che, come dire, aprire questo versante, come è stato aperto in molte legislazioni in Italia, che credo che a livello legislativo, se non ricordo male, sia ancora consentita la sola fecondazione omologa e con numero limitato di impianto di embrioni. Ma in altre legislazioni non è così, e dove si è aperta l'eterologa, evidentemente poi si è anche aperto il campo all'ulteriore problema dell'utero addirittura in affitto, insomma, no? Che se non ricordo male, ho riletto in questi giorni, ma addirittura non era neanche contemplato nel catechismo della Chiesa Cattolica, per cui cioè, su certe questioni è datato, perché qui stiamo nel 1992. Non si poteva immaginare, insomma, i confini, insomma, che avremmo raggiunti nel corso del tempo. Allora, qual è il problema adesso generale
D'accordo, poi vedremo in particolare. Il problema, ci sono due problemi fondamentali. Primo, abbiamo visto la volta scorsa, due cristiani dovrebbero avere un'apertura alla vita, quindi considerare la vita come una cosa bella, quindi non come una minaccia da cui difendersi. Quindi non dico di arrivare come Santa Giovanna Beretta Molle, che ogni gravidanza e ne ebbe 4 in 6 anni, l'ultima letale, come sappiamo, andava su una personale campana dal parroco, però una coppia di cristiani dinanzi alla vita dovrebbe avere una visione positiva, bella, gioiosa. La vita non è una minaccia da cui difendersi, un male da temere. Mo' m'arriva un altro figlio, che tragedia. Cosa ha a che fare questo modo di pensare, mi si perdoni, insomma, no, con il nostro Dio che la scrittura chiama amante della vita? Io sono la via, la verità e la vita, sono venuto perché abbiano la vita e l'abbiano in abbondanza, insomma. Però al tempo stesso la vita è un dono di Dio. Nella scrittura si legge: dono del Signore sono i figli, è sua grazia il frutto del grembo. Dono significa non un diritto, ma appunto un dono di Dio. Un dono che quando non arriva bisogna impetrarlo. Io ho conosciuto tante coppie che dinanzi alla difficoltà, tante, qualcuna, tante purtroppo, ma qualche coppia che dinanzi alla difficoltà di ottenere figli l'ha chiesti al Signore, alla Madonna, facendo pellegrinaggi o atti significativi, e sono tornati a trovarmi con lei che c'era la creatura nel grembo. Quindi, perché può darsi che il nostro Signore subordini questo dono a una supplica, a una richiesta. Non lo sappiamo. Ci sono delle cose che noi non sappiamo. Perché a una coppia il nostro Signore manda 12 figli? Visto che è una coppia che si è aperta alla vita alla grande, e un'altra coppia che l'avrebbe anche accolto e non gli mandava anche uno. Ci sono delle cose che in questo mondo noi non possiamo sapere. I misteri di Dio non si possono conoscere. I disegni che Lui ha sulle singole persone, ma chi è che li può conoscere? Nessuno. Sicuramente, quello che la fede ci insegna è che non è un caso che quella coppia ci abbia 12 figli e quell'altra nessuno. Che la coppia che non ci abbia nessun figlio, magari si lamenti e gli venga anche da fare delle rimostranze nei confronti dell'Altissimo, può essere umanamente comprensibile, ma non è cosa da farsi. Non è assolutamente cosa da farsi. Perché la fede ci dice che i disegni di Dio vanno accolti e adorati, anche quando passano attraverso la croce. Ribellarsi ad essi, anche ripeto, quando fosse umanamente comprensibile, non è mai cosa buona. Mai. Quindi il figlio è un dono, non un diritto. Secondo, nell'attuale condizione dell'uomo, qui faccio riferimento alla catechesi messa in stand-by sull'origine del peccato originale, la procreazione è unita all'atto sessuale. Cioè, quello che abbiamo visto sulla contraccezione, cioè che l'aspetto unitivo da quello procreativo non possono essere separati arbitrariamente da un positivo atto di volontà umana, vale anche per quest'altro fronte. Cioè, se io uso la contraccezione, cosa faccio? Mantengo la dimensione unitiva dell'atto coniugale ed escludo quella procreativa. Se io pratico l'inseminazione o la fecondazione, cosa faccio? Faccio la stessa cosa, cioè, o meglio, realizzo la dimensione procreativa di per sé dell'atto, quindi dissociandola dall'atto coniugale e realizzandola attraverso un artificio medico. Punto. Ma nell'attuale condizione, la volontà di Dio è che queste cose non vengano dissociate né in un modo né in un altro. Abbiamo visto a suo tempo l'ipotesi del peccato. Senza il peccato originale, i figli sarebbero nati in un altro modo? Forse, d'accordo? Non lo possiamo sapere con certezza, ma tanto, come dire, indagare su questa ipotesi teologica, che è comunque una cosa interessante, non toglie che qualunque cosa sia vera, noi dobbiamo sempre fare i conti con la realtà attuale. La realtà attuale è questa.
E la realtà attuale è che elemento unitivo e elemento procreativo dell'atto coniugale non possono essere scissi per volontà di Dio. Quindi, comunque lo si faccia, si incorre sempre in un atto gravemente disordinato e non semplicemente disordinato. Vuol dire che se commesso con piena avvertenza e deliberato consenso è peccato mortale un atto gravemente disordinato. Ora, leggo qualche passaggio del Catechismo. Le tecniche che provocano una dissociazione dei genitori, questo è il 2376, per l'intervento di una persona estranea alla coppia, quindi dono di sperma o di ovocita, prestito dell'utero, sono gravemente disoneste. Tali tecniche, inseminazione e fecondazione artificiali eterologhe, inseminazione si chiamano fecondazioni artificiali eterologhe, cioè il seme o l'ovocita vengono prestati da persone estranee alla coppia. Vedete che c'era già qui l'ipotesi ventilata del prestito dell'utero, d'accordo? Se per esempio fosse sterile la donna, che è certamente una fattispecie, come dire, prossima all'utero in affitto, quindi già era conosciuta nel 92. Tali tecniche, inseminazione e fecondazione artificiale eterologhe, ledono il diritto del figlio a nascere da un padre e da una madre conosciuti da lui e tra loro legati dal matrimonio. Quindi questo è il problema morale ulteriore dell'eterologa, cioè che uno dei due genitori non è quello reale, chiaro, no? E tradiscono il diritto esclusivo inoltre degli sposi a diventare padre e madre soltanto l'uno attraverso l'altro. Cioè l'avventura della vita nascente è un'avventura che gli sposi scelgono di vivere insieme ed è un diritto ed un dovere loro viverla in questo modo. 2377, va bene, quindi sono illecite le eteroghe, ma se le facciamo dentro la coppia, almeno i genitori sono proprio mamma, sono quelli della coppia, uno potrebbe obiettare. Il catechismo risponde: praticate insieme alla coppia tali tecniche, che in questo caso si chiamano inseminazioni e fecondazione artificiale omologhe, homos in greco significa lo stesso, quindi fatte tra gli stessi coniugi, sono forse meno pregiudizievoli, ma rimangono moralmente inaccettabili. Dissociano l'atto sessuale dall'atto procreatore. Questo è il punto fondamentale. Dissociano l'atto sessuale dall'atto procreatore. L'atto che fonda l'esistenza del figlio non è più un atto con il quale due persone si donano l'una all'altra, bensì un atto che o affida la vita e l'identità dell'embrione al potere dei medici e dei biologi e instaura. Un dominio della tecnica sull'origine e sul destino della persona umana. Una siffatta relazione di dominio è in sé contraria alla dignità e all'uguaglianza che deve essere comune a genitori e figli. La procreazione è privata dal punto di vista morale della sua perfezione propria quando non è voluta come il frutto dell'atto coniugale, e cioè del gesto specifico dell'unione degli sposi. Soltanto il rispetto del legame che esiste tra i significati dell'atto coniugale e il rispetto dell'unità dell'essere umano consente una procreazione conforme alla dignità della persona. Tutte queste cose si trovano nella famosa istruzione della congregazione della dottrina della fede, Donum Vitae, di cui rappresentano citazioni, che è stata già ampiamente citata in questa sezione e che rappresenta tuttora adesso un baluardo, insomma, quindi un punto di riferimento fondamentale per quanto riguarda appunto questa materia del dono della vita e di questi argomenti. Nel 2378 c'è un'affermazione importantissima: il figlio non è qualcosa di dovuto, ma un dono. Il dono più grande del matrimonio è una persona umana. Il figlio non può essere considerato come oggetto di proprietà né prima che nasca né dopo che sia nato. E a ciò condurrebbe il riconoscimento di un preteso diritto al figlio. Tu puoi avere diritto su una cosa, non su una persona.
In questo campo, attenzione, al contrario, ed è questo ampiamente negato, come abbiamo già visto, solo il figlio ha veri diritti. Anzitutto quello di essere il frutto dell'atto specifico dell'amore coniugale dei suoi genitori e anche il diritto a essere rispettato come persona fin dal suo concepimento. Oggi entrambi questi diritti sono misconosciuti, anche dalla legge italiana, perché la legge italiana mette il divorzio e la legge italiana mette la fecondazione omologa artificiale. Il Vangelo mostra che la sterilità fisica non è un male assoluto, non lo è. Gli sposi che dopo aver esaurito i legittimi ricorsi alla medicina soffrono di sterilità si uniranno alla croce del Signore sorgente di ogni fecondità spirituale. Possono mostrare la loro generosità adottando bambini abbandonati oppure compiendo servizi significativi a favore del prossimo. Bellissimo come sempre il catechismo. Qui c'è un'altra dimensione, la dimensione della croce. L'uomo contemporaneo è completamente anticristico sotto questo punto di vista, perché non vuole sentire parlare di croce. Ma la croce è una dimensione costitutiva della vita cristiana. Quindi esperite, diciamo così, tutte quante le possibilità, anche mediche, che possano sovvenire al problema dell'infertilità, se non succede niente. Fiat si risponde, voluntas tua sicut in cielo et in terra. Attenzione proprio sul tema del figlio che non è qualcosa di dovuto ma un dono. Ed il catechismo non afferma nemmeno che per esempio la fecondazione artificiale ha un altro problema, che sono tutti quanti gli embrioni morti perché essa abbia successo, quindi ha puntato tutto quanto perché è ciò che è comune in tutte le fattispecie. Sulla dissociazione dell'atto unitivo dall'atto procreativo, ma nella fecondazione c'è un ulteriore problema morale che è che tu fai un impianto di 5 embrioni, 4 sicuramente moriranno e uno forse attecchirà. E gli altri 4? Punto interrogativo. Che fine fanno gli altri 4? Quindi questo è. Abbiamo fatto abbastanza presto perché insomma le questioni non sono molto importanti. Andiamo a vedere adesso le altre offese dalla dignità del matrimonio. Una l'abbiamo già accennata e che è l'adulterio, quando abbiamo parlato della fedeltà coniugale. Ne abbiamo già ampiamente parlato, quindi rimando alla catechesi su questo. Altro argomento di stretta e attualità è il divorzio. Qui nel divorzio chiaramente vengono citate tutte quante, non soltanto la sana dottrina della Chiesa nel Catechismo, ma ampi stralci della Familiaris Consortio di San Giovanni Paolo II, che ha affrontato anche la tematica delle coppie in crisi e quindi come la Chiesa, ecco, si relaziona nei loro confronti. Ora, certamente è un dramma un matrimonio che fallisce, d'accordo? Ecco, è certamente una tragedia, è una cosa brutta. Oggi purtroppo queste cose vanno moltiplicandosi. Le analisi pastorali non è tanto difficile farle. Allora, il discorso è questo. San Giovanni Paolo II stesso era incline alle condizioni minime per celebrare un matrimonio in chiesa. Perché? Perché il matrimonio è fondato sul diritto naturale, per cui anche le condizioni di validità di un matrimonio sacramento sono minime. D'accordo? Perché un matrimonio sia nullo, uno deve avere mentito all'esame fatto sotto giuramento dal parroco prima di celebrare il matrimonio. Tutti quelli che sono sposati in chiesa sanno di cosa si tratta. Quindi, perché un matrimonio sia valido, non è stato tanto sto granché, ci vuole che la persona capisca quello che sta facendo, vada a farlo liberamente, intenda legarsi ad una persona per tutta la vita e intenda avere figli da un matrimonio. Queste sono le condizioni essenziali.
Il problema però è che certamente i matrimoni, cioè vivere in due, comporta certamente, sicuramente, inevitabilmente delle difficoltà oggettive. E come è ridotto l'uomo contemporaneo, quindi la croce non esiste più, d'accordo? Al primo problema lo elimino, lo risolvo. Il valore anche qui del sacrificio, la comprensione della, cioè la considerazione anche come dire del prossimo, no? Un divorzio, specialmente in presenza dei figli, ha voglia di dire che mio figlio ha capito, cioè è sempre una sofferenza data anche a un figlio. Io capisco, cioè che capisco, lo capisco rappresentandomelo, che possano starci delle situazioni molto molto difficili, molto molto drammatiche. Ma in questo mondo c'è sempre una soluzione possibile prima di arrivare alle fratture, ai patatrac. Certo, una soluzione possibile non significa una soluzione che non costi. Il problema è che abbiamo ancora non soltanto la voglia, ma la forza, la capacità di abbracciare i costi, punto interrogativo. Allora, c'è un principio fondamentale. Gesù ha affermato l'indissolubilità del matrimonio, attenzione, fondandola non sul sacramento, ma sul diritto naturale, nella questione fatta con i farisei. Quella parola di Gesù non può essere in nessun modo scavalcata. Se uno ripudia, sposa una moglie, la ripudia, eccetto il caso di concubinato, quindi di unione legittima, fuori del matrimonio, commette adulterio, e chi sposa una ripudiata commette adulterio, punto. E chi ripudia una donna la sposa, la espone all'adulterio. Quindi il matrimonio orato, come si dice tecnicamente, consumato, non può essere sciolto da nessuna potestà umana e per nessun motivo, eccetto la morte. Questa è la volontà del Creatore, d'accordo? Ribadita da nostro Signore, e non c'è nessuno che può, cioè qui dobbiamo sempre fare, abbiamo già fatto questo esempio, lo rifaremo ancora, d'accordo? Cioè la Chiesa, sotto questo punto di vista, noi non possiamo concepirla in maniera analoga agli stati di diritto contemporanei. Non abbiamo già fatto questo discorso. La Chiesa ha dei limiti intrinseci che dipendono dalla sua struttura e dipendono dal fatto che alcune cose le riceve dalla rivelazione. Quei limiti non possono essere superati. Ho già accennato, poi ne riparleremo quando ci parlerà dell'ordine sacro, cioè se un vescovo ordina prete una donna, facendo la stessa cerimonia che ha fatto a me, che sono battezzato di sesso maschile, quella prete non ci diventa. Per cui non è che, cioè, nascerà un papa aperto, moderno, e finalmente farà il sacerdozio femminile. Allora, il sacerdozio femminile sarebbe un attentato, d'accordo? Perché quella persona prete non ci diventa, perché Dio non ha previsto questo. D'accordo? Io non posso andare a celebrare la messa con i biscotti e la Coca-Cola. Non lo perché ho voglia, posso fare la messa più bella di questo mondo, posso dire le parole della consacrazione con tutta l'amore e la devozione che posso, ma i biscotti e la Coca-Cola, corpo e sangue di Cristo, non ci diventa, no. Ok? Il divorzio di per sé è davanti a Dio un semplice attentato, perché non esiste potestà umana capace di sciogliere un matrimonio, d'accordo? Quindi quello che si crea con una sentenza di divorzio è una falsità. Capito? Cioè, ecco perché la Chiesa non potrà mai sottoscriverlo. Non lo può fare, non è che non lo vuole fare. Cioè, chi si lamenta dice: ma la Chiesa è ancora le droghe, adesso i poveri divorziati a destra e a sinistra, per quanto adesso ci sia, come
dire, la massima, come dire, apertura possibile sul piano pastorale, però dell'accompagnamento delle persone, perché questo è l'unico ambito in cui si può incidere, dello stargli vicino, del non giudicare, del non considerarli, come dire, di per se stesso in maniera, come dire, del tutto negativa, tutte quante cose che sono da incoraggiare, sono lodevoli, ma il fatto in sé è un limite invalicabile. Non ci si può fare niente. Non c'è nessuno che possa fare niente. Non ci stanno concili, non ci stanno vescovi, non ci stanno cardinali, non ci stanno papi, non c'è nessuno che può farci niente. D'accordo? Cioè, questo, almeno noi cattolici, che non lo capiscano, come dire, i cosiddetti laici, vabbè, loro non ci credono. Ma noi non possiamo, non possiamo non averle chiare queste cose. Non è proprio possibile. D'accordo? Ora, il divorzio in sé, attenzione, è una grave offesa, numero 2384, alla legge naturale, dice il canone, non semplicemente al sacramento del matrimonio, perché abbiamo già visto che il fondamento della indissolubilità del matrimonio non sta nel sacramento, il sacramento la rafforza, ma sta nel diritto naturale. Come ha evidenziato Gesù quando gli hanno posto la questione del divorzio, non ha detto non potete ripudiarla perché io tra poco istituirò il sacramento del matrimonio, ma perché da principio non fu così. Sta scritto: l'uomo lascerà suo padre e sua madre, due saranno una carne sola. Non osi quindi separare l'uomo ciò che Dio unisce. Attenzione, non osi. Non separi, perché dice non osi? Perché farlo rappresenta appunto un attentato, è un osare, cioè, come ho già detto, nessuno può sconsacrare un'ostia. Se uno andasse a si inventasse una formula di sconsacrazione di un'ostia consacrata da un prete, fosse pure il Papa, non la sconsacrerebbe. Nessuno può sbattezzare un bambino, anche se quelli là dell'Unione degli Atei e dei razionalisti c'hanno i moduli che mandano in giro per le diocesi. L'unica cosa che si può fare, come ho già detto, è annotare sul registro di un battesimo che una persona non vuole avere niente a che fare con la Chiesa, ma togliere gli effetti del sacramento del battesimo, cioè togliere il sigillo dall'anima, è impossibile, d'accordo? Non si può fare. Questo deve entrarci in testa. Nel matrimonio questo non dipende solo dal sacramento, ma dipende dalla legge naturale. D'accordo? Quindi si dice ancora, il fatto di contrarre un nuovo vincolo nuziale, anche se riconosciuto dalla legge civile, accresce la gravità della rottura. Il coniuge risposato si trova in tal caso in una condizione di adulterio pubblico e permanente. Se il marito, dopo essersi separato dalla propria moglie, si unisce ad un'altra donna, lui stesso adultero perché fa commettere un adulterio a tale donna. E la donna che abita con lui adultera perché ha tirato a sé il marito di un'altra. Citazione di San Basilio di Cesarea. D'accordo? Quindi non c'è possibilità. Tutti quanti pensano, tutti quanti dicono la Sacra Rota. La Sacra Rota non fa divorzi cattolici, attenzione, la Sacra Rota o adesso i tribunali diocesani a cui sono stati accresciuti i poteri. Il divorzio cattolico non esiste. La Sacra Rota si limita ad accertare se al momento della celebrazione del matrimonio il consenso sia stato in qualche modo viziato e quindi il matrimonio sia nullo, cioè non sia mai esistito. E nell'accertamento di questo, secondo la sana dottrina cattolica, bisogna essere sempre molto molto rigidi, presumendo che ordinariamente il matrimonio sia valido, che le persone siano ordinariamente intelligenti, c'è cioè il principio del favor matrimoni e tutte quante le altre cose, cioè deve proprio essere risultante da fatti certi, evidenti, che ci siano delle chiare condizioni di nullità.
Nullità significa che il consenso non è validamente sorto e quindi il matrimonio di fatto non c'è mai stato, anche se le persone hanno coabitato insieme, hanno fatto figli, possono fare tutto quello che vogliono. D'accordo? Ecco, questo è il quadro. Allora, 2385. Il carattere immorale del divorzio deriva anche dal disordine che esso introduce nella cellula familiare e nella società. Tale disordine genera gravi danni per il coniuge che si trova abbandonato, per i figli traumatizzati dalla separazione dei genitori e sovente contesi tra questi, per il suo effetto contagioso che lo rende una vera piaga sociale, definito dal Catechismo della Chiesa Cattolica, eh? Ora, può avvenire che uno dei coniugi sia vittima innocente del divorzio pronunciato dalla legge civile, perché cosa succede oggi? Succede che in seguito di una sentenza di separazione, consensuale o giudiziale, il divorzio viene pronunciato a distanza di una delle parti. Qui poi, tra l'altro, la legislazione corre. Già ho intravisto un commento durante la diretta, quindi lo dico perché così, per la permanenza online di questa catechesi, che probabilmente un avvocato o qualcuno ha scritto, che una sentenza della Corte Costituzionale del 2014 sembrerebbe, non ho avuto modo di leggere bene il commento, sembrerebbe aver introdotto anche in Italia la possibilità della fecondazione eterologa, quindi immagino, insomma, no? E adesso non sono aggiornato sul discorso del divorzio, eventuali divorzi brevi o cose di questo genere, ma sicuramente il divorzio, una volta che è passato un certo tempo della sentenza di separazione, è ottenibile a distanza di una delle parti. E quindi, e l'altra parte? Dice il Catechismo: se uno dei coniugi è vittima innocente del divorzio pronunciato dalla legge civile, cioè non è colui che l'ha chiesto, non contravviene alla norma morale. C'è infatti una differenza notevole tra il coniuge che si è sinceramente sforzato di rimanere fedele al sacramento del matrimonio e si vede ingiustamente allontanato, e colui che per sua grave colpa distrugge un matrimonio canonicamente valido. Ecco, quindi il campo è molto molto ampio, io non mi avventuro troppo all'interno, perché sulle questioni matrimoniali occorre non soltanto avere una competenza, ecco, come dogmatica tale da catechismo della Chiesa Cattolica. Ecco, è arrivato adesso un commento che pare che il divorzio si possa ottenere dopo 6 mesi dalla omologazione della separazione, quindi immaginiamo, insomma, no? Non avevo nessun dubbio, insomma, che la legislazione civile stesse cercando di uccidere l'utente, cioè adesso ormai stiamo in un campo di battaglia sotto i colpi continui, insomma, no? E non si vede il fondo, umanamente parlando. Io con dolore parlo di tutte quante queste cose, con dolore si assiste al dilagare, insomma, del male oggettivo, ma da parte mia non ho nessunissimo dubbio che il nostro Signore sta attendendo. Sta attendendo, sta attendendo, sta attendendo, ma tutto quanto questo mondo prometeico, ecco, di gente che si è messa in testa di costruire il mondo senza Dio, contro Dio, come dire, capovolgendo, ribaltando tutte quante le leggi minime, insomma, ottenute, molte delle quali con secoli, con millenni di cristianesimo, tutto questo cadrà nel nulla da cui è venuto. Come, quando e dove, Dio solo lo sa. Speriamo che i tempi non siano troppo, troppo distanti e che i modi non siano troppo, come dire, troppo dolorosi, ma certamente questo cadrà. Quello che a me pare di poter dire, l'ho sempre detto, è che la situazione attuale non sembra prevedere possibilità di reversibilità sulla base umana. Ma immaginate un politico che organizzasse: aboliamo la legge Fortuna sul divorzio, cioè, ma cioè, soltanto a dirlo, dice, parte il fatto che non la voterebbe nessuno. Ho già detto che in questi giorni
mi arrivano segnalazioni, mail, che pare che in Europa si stia facendo pressione addirittura per far diventare l'aborto un diritto umano, quindi lo step successivo, cioè un diritto umano sopprimere una creatura innocente. Quindi, cioè, questo è il trend. Cioè, oggi c'è un pensiero unico, lo sappiamo tutti quanti, che se tu ti azzardi semplicemente a dissentire, guai a te. Pare che ancora, insomma, io sono un ministro della Chiesa Cattolica, cioè almeno in Italia, più o meno si sa quello che pensa la Chiesa. Beh, cioè questo è un prete, lo dice un prete, deve dire, che cosa vuoi che ti dica un prete? Basta che se ne sta in sacrestia e in chiesa, ma mica gli verrà in mente che qualche parlamentare cattolico venga a dirlo in Parlamento che c'è lo Stato laico, che vengano abrogate queste leggi che sono conquiste di diritti faticati per tanti anni. Questo è il pensiero dominante che c'è in giro. Io non lo so, non è che non lo so, d'accordo? Cioè, quello che l'azione, io penso che può fare adesso la Chiesa come Chiesa, un povero prete come me, come sacerdote, come dire, è circoscritta a questo, che è il bene possibile si può fare adesso. Formare le coscienze in modo tale da evitare qualche divorzio possibile, d'accordo? Evitare qualche aborto possibile, evitare qualche peccato possibile. Ma il rovesciamento di questa situazione, parere mio personale su questo, insomma, non vorrei tanto potermi sbagliare. A me non appare assolutamente, reversibile con strumenti umani. Neanche con tutta quanta la buona volontà possibile e immaginabile. E credo che anche alcune situazioni problematiche che esistono parallelamente nella Chiesa non è possibile. Cioè, quindi c'è bisogno, cioè, se qualcuno vuole che ci sia un'inversione di tendenza, qualcuno con la Q maiuscola, deve in qualche modo metterci le mani, perché uno più che pregare, offrire sacrifici, digiuni, penitenze per tante situazioni, non appare esserci proprio la possibilità concreta, realistica, di alcune inversioni di tendenze, né sul campo politico, che è quello più danneggiato, e né per certi aspetti e su certe questioni sul campo ecclesiale. Cioè, io non c'è possibilità, cioè, non voglio, cioè, con questo non vuol dire cadere nel pessimismo, perché ciò che è impossibile agli uomini, ha detto Gesù nel Vangelo, è possibile a Dio, e mai come adesso credo che il Signore voglia che noi ne prendiamo atto e che leviamo un grido accorato a Lui, no? Qual è il grido? Lo diciamo sempre nel Padre nostro: venga il tuo regno, venga il tuo regno. Adesso sulla terra non c'è il regno di Dio. Cioè, io spero che finisca presto, speriamo di finire oggi questo sesto comandamento. Sono cose talmente brutte queste qui, che parlarne, solo che mentre una volta se ne parlava come dire, come prospettive teoriche, no? Cioè, 60 anni fa, non dico 2000 anni fa, del divorzio se ne parlava come prospettiva possibile, insomma, no? Speriamo che si scongiuri una legge. Adesso ormai ma di che stiamo a parlare? Io adesso, una volta andavo a seguire le statistiche, le cose, mi ricordo quando feci la prima versione di queste catechesi, era stato il 2012-2013, c'erano già dei numeri che facevano impressione. D'accordo. Meglio non andarli ad aggiornare, perché dopo penso che mi verrebbe un colpo, insomma, no? Non vorrei fare la tecnica dello struzzo, ma veramente su certe cose, occhio non vede, cuore non duole. Si rimane sereni, però, e ottimisti. Cioè, adesso questo è il momento della testimonianza. Cioè, credo che in questi contesti il valore della testimonianza è immenso. Però bisogna essere pronti al martirio, il martirio non soltanto di sangue, ma il martirio anche il martirio spirituale, quindi dell'essere ostracizzati, ridicolizzati, del sentirsi soli, del sentirsi stupidi, del sentirsi tutto quello che è possibile e immaginabile, perché certe scelte oggi non sono comprese, non sono condivise, e non sono condivise, e a volte purtroppo si può trovare anche il fuoco amico in questo contesto, diciamo così, difficile anche dal punto di vista ecclesiale.
Insieme alla testimonianza è necessario elevare a Dio un grido accorato. Liberaci dal male, sia fatta la tua volontà, lo diciamo tutti i giorni nel Padre nostro, dobbiamo dirlo con forza, con fede, con costanza, con insistenza, perché questo il Signore lo farà. Ma come dice Gesù nel Vangelo, quando il Figlio dell'uomo verrà, troverà la fede nella terra, fammi giustizia contro il mio avversario, fammi giustizia contro il mio avversario, chi è l'avversario? L'avversario è il diavolo, di tutte quante queste cose, c'è il diavolo, c'è, chi vuoi che ci stia? Chi c'è dietro il peccato? C'è il diavolo, c'è. Certo, c'è la volontà umana che purtroppo l'accoglie dentro di sé, ma il grande istigatore, il grande manovratore, il grande regista è il diavolo. Sta cercando di distruggere, insomma, la società civile e la Chiesa. Con la Chiesa non ci riuscirà. Con la società civile, insomma, ha fatto, insomma, danni considerevoli. Cioè, oggi non, ecco. Credo che a livello ecclesiale sia importante per tutti. Non avere paura e non avere, cioè, non sentirsi, come dire, complessati, non temere anche, come dire, il giudizio a volte sprezzante proveniente dagli uomini che vivono in questo contesto completamente scristianizzato e che certamente in alcuni casi diventa acuto, cioè ti mette in ridicolo, ti emargina come povero, insomma, fuori di testa, insomma, no? Io credo che non dobbiamo avere paura, né come fedeli laici, né come sacerdoti, né come religiosi, né come vescovi, né come cardinali, né come papa. Non bisogna sentirsi assolutamente, come dire, in soggezione, ecco, dinanzi a questo. Certamente si annuncia la verità, sempre con i toni, miti, con dolcezza e con rispetto, scrive San Paolo, senza volerla imporla a nessuno, però si continua ad annunciare, eh. Non si fanno passi indietro sulla verità, non si cede, ecco, allo spirito del mondo, non si può e non si deve. Ecco, le ultimissime considerazioni, ecco, riguardano, vabbè, casi da codice penale, insomma, ancora, spero che almeno questi stiano ancora nel codice penale, insomma, ogni tanto arriva qualche commento, probabilmente di persone che lavorano, stanno seguendo la diretta, che fanno il lavoro che io ormai ho abbandonato da quasi 30 anni, quindi senza rimpianti, detto francamente, felicissimo di essere sacerdote. Allora, cioè, certamente, qui si parla non soltanto del divorzio, ma di una unione post-matrimoniale, no? Quindi un contrario, un nuovo matrimonio civile dopo il divorzio. Evidente che questo qui è un peccato gravissimo, perché è un peccato di adulterio, no? C'è poi la poligamia, che non è ammessa dalla legge italiana, ma è un grave delitto di per sé contro il divorzio, scusate, contro il matrimonio. Ci sono poi, vabbè, queste sono cose, grazie a Dio, spero ancora presenti anche nella coscienza sociale, no? L'incesto, che tutti quanti sappiamo cosa sia, e che attanagliava per esempio la comunità di Corinto, no? Come ci narra San Paolo nella prima lettera ai Corinzi, nel capitolo quinto. Ecco, poi c'è l'esecrabile, insomma, delitto su cui tutti quanti sono d'accordo, 2389 del Catechismo, che è sono gli abusi sessuali commessi da adulti su fanciulli o adolescenti affidati alla loro custodia. Questi sono crimini veramente odiosi, inqualificabili. Io, sotto questo punto di vista, mi sento di sottoscrivere al 100% un'affermazione del Papa che fece in uno dei discorsi alla Curia. Prima delle vacanze di Natale, anche riguardate, insomma, i tristissimi fatti di cronaca che hanno coinvolto persone di chiesa, io dico, ve lo dico proprio, che un solo caso di questi, e l'ho detto il Papa, non l'ho detto io, ma quando l'ho sentito mi sono veramente compiaciuto, che ho sempre pensato, non sarebbe dovuto accadere. Non è, cioè, dice, ma è vero che
rispetto ad altre, diciamo così, realtà, gli episodi, considerandoli complessivamente accaduti all'interno dell'ecclesiale, sono una minoranza, ma questo non toglie assolutamente, cioè, io soffro immensamente, come dire, non, cioè, io anche mi metterei nei panni di tutti, chiederei perdono all'umanità intera a nome di tutti, mi dispiace, mi vergogno per chi ha commesso queste cose, il Signore mi metta sempre la mano sulla testa, insomma, perché, cioè, evidentemente, cioè, il ribrezzo che si ha verso queste cose è assoluto, insomma, no? Noi dobbiamo sempre avere quell'umiltà che avevano anche i grandi santi di dire, Signore mio, fammi conservare la sanità mentale, insomma, no? Che, cioè, preservami dal cadere, insomma, in cose di questo genere senza sentirsi superiori a nessuno, però certamente sono cose assolutamente proprio orride, orribili, inqualificabili, insomma, no? Che fanno anche capire, purtroppo, come il diavolo sia entrato anche in alcuni ambienti che dobbiamo dire, cioè, come io non riesco a capacitarmi, insomma, che cosa possa succedere dentro la psiche. Dentro il cuore, dentro la mente di una persona che ha dato la vita al Signore, che è consacrata, che celebra la messa, insomma, non lo so, ecco, quindi mi dico questo, insomma, ecco, preghiamo e ecco, teniamo presente ovviamente che, perché a volte si fanno delle generalizzazioni, insomma, ipso facto che non tutti quanti i ministri ordinari, evidentemente, sono così. Ecco. Per carità, siamo tutti quanti. Io conosco confratelli che si sono presi gli epiteti in pubblica piazza, in pubblica strada, epiteti evidentemente di delitti assolutamente infamanti, perché sono rei di appartenere alla stessa categoria all'interno della quale qualcuno si è macchiato di queste cose. E, ecco, evidentemente, insomma, non è mai corretto, insomma, fare di tutta un'erba un fascio, no? Ecco, se un politico ha fatto una cosa orribile, anche appartenente a un partito X, non è da appiccicare ipso facto la qualifica di orribile a tutti i politici né a tutti quanti i membri di un partito, no? Quindi chiudiamo con le libere unioni, quindi chiudiamo questo capitolo, ecco, doloroso, che è stato un pochino un parto, ecco, affrontarlo, perché fa male, ecco, dover parlare di cose che fanno male, e che sono brutte, che tanto offendono il Signore, tutte quante le cose che abbiamo visto, tanto offendono il Signore perché tanto degradano l'uomo. Le libere unioni, quando un uomo e una donna, 2390 del Catechismo, rifiutano di dare una forma giuridica e pubblica ad un legame che implica l'intimità sessuale. L'espressione è fallace: che senso può avere una unione in cui le persone non si impegnano l'uno nei confronti dell'altra e manifestano in tal modo una mancanza di fiducia nell'altro, in se stessi o nell'avvenire? L'espressione abbraccia situazioni diverse, concubinato, rifiuto del matrimonio come tale, incapacità di legarsi con impegni a lungo termine. Tutte queste situazioni costituiscono un'offesa alla dignità del matrimonio, distruggono l'idea stessa della famiglia, indeboliscono il senso della fedeltà e sono contrarie alla legge morale. L'atto sessuale deve avere posto esclusivamente nel matrimonio, al di fuori di esso costituisce sempre un peccato grave ed esclude dalla comunione sacramentale. Attenzione, eh? Cosa sta dicendo qui il Catechismo? L'atto sessuale deve avere posto esclusivamente nel matrimonio, al di fuori di esso costituisce sempre un peccato grave ed esclude dalla comunione sacramentale, cioè chi ha rapporti sessuali fuori del matrimonio non può fare la comunione. Cioè, e se si va a confessare, deve andarsi a confessare con l'intenzione di smettere. Cioè, una coppia di liberi conviventi, penso questo sia noto, non può accostarsi alla comunione. Perché? Perché questo fatto è un fatto pubblico, d'accordo? Non è un fatto privato. Dice, ah, ma noi siamo fidanzati, viviamo ognuno per conto nostro. Attenzione, tu vivi ognuno per conto nostro, ma tu non puoi,
semplicemente per il fatto che non hai dato vita ad una libera convivenza, pensare che vabbè, tutto quello che vuoi, poi ti confessi e fai quello che vuoi. No, no. Il motivo per cui una coppia di liberi conviventi non può accostarsi alla comunione non è semplicemente il fatto che quello è un pubblico, è pubblicamente affermato, ma perché ordinariamente chi è unito in pubblica unione che cosa fa? Vive more uxorio. I famosi divorziati risposati, come disse già San Giovanni Paolo II nella Familiares Consortio, possono fare la comunione. Diede a suo tempo tutte quante le norme, quindi in una parrocchia differente, da dove sono conosciuto, non voglio entrare in tutte quante queste, ripeto, tipologie un po' specialistiche, ma a condizione che imparino a vivere come fratello e sorella, che è ordinariamente anche adesso la condizione per l'accesso alla comunione sacramentale. Poi la cura pastorale con cui questo ci si arriva, l'attenzione alla situazione delle persone, l'accompagnamento, questi sono discorsi evidentemente possibili e da farsi, d'accordo? Ma il problema è la situazione di peccato, cioè il non accostarsi alla comunione dipende dal fatto che si sta in una situazione di peccato da cui non ci si è pentiti, quindi non potendo ricevere l'assoluzione non si può fare la comunione. Questa è la dinamica che accade. Il Catechismo conclude con il 2391 e concludiamo anche noi, lo leggo, che molti attualmente reclamano una specie di diritto alla prova, quindi devono fare il giro di prova, quando c'è intenzione di sposarsi. Qualunque sia la fermezza del proposito di coloro che si impegnano in rapporti sessuali prematuri, tali rapporti non consentono di assicurare, nella sua sincerità e fedeltà, la relazione interpersonale di un uomo e di una donna, specialmente di proteggerla dalle fantasie e dai capricci. L'unione carnale moralmente legittima ancora solo quando tra l'uomo e una donna si sia instaurata una comunità di vita definitiva. Guardate quante volte lo ripete il Catechismo, eh? L'amore umano non ammette la prova, esige un dono totale e definitivo delle persone tra loro. Bene, abbiamo finito questo lungo cammino all'interno di questo articolato e complesso comandamento, cercando di darne, speriamo di averne dato insieme con il Catechismo una visione esaustiva. Alla prossima volta, se Dio vuole, apriamo un altro argomento, perché dobbiamo essere esaustivi, però certamente il percorso è stato impegnativo. Ecco, io ho sofferto un pochino, ecco, dovendo risviscerare, insomma, tutte quante queste cose che purtroppo non soltanto, non è soltanto un percorso, nella consapevolezza che, ahimè, si tratta di situazioni che coinvolgono tanti nostri fratelli e tante nostre sorelle, sperando, ecco, che queste poche considerazioni possano preservare qualcuno dal male e aiutare qualcuno che vi fosse in corso ad uscirne, perché uscirne è sempre possibile, basta un pochino di buona volontà per farlo. Bene, detto questo, ci vediamo la prossima settimana, se Dio vuole. Dio vi benedica, la Madonna vi protegga. E a presto.